Ora, luciadores ed astronomici abitanti di Alfa Petauri, ben ritrovati dal vostro Silver, dal nostro Silver. E per me sono passati un paio di giorni da quando ho registrato lo scorso video. So che devo andare da quell'occhio bulboso, ma non mi ricordo più quale sia il giro più conveniente da farsi. Sicuramente una cosa è certa: non è l'ocarina l'arma giusta per farlo. Tanto so che mi serve l'arpioncello adesso. Quello me lo ricordo, perfetto. Ogni tanto devo anche fare il controllo tasti, perché le mie dita sono abituate comunque alla Play 4 e come anticipato dal post che ho postato, c'è una bella sorpresa. Guardatevi la foto nella parte community del canale di YouTube e ringraziate tutti il Silver Fratello. Che a volte le cose belle succedono e quindi ringraziamo tutti insieme il mio fratellino. Allora, torniamo a noi. Allora, qua in realtà mi serve veramente poco niente, quindi nella lista della spesa ci mettiamo la Vispa Teresa. Ah, mi ha beccato. Peccato, peccato che mi abbia beccato. Ci tenevo a non farmi beccare. Vabbè. Cose che succedono anche nelle migliori famiglie, quindi come dico sempre, figuratevi nella mia. Allora, io adesso devo andare di qua e risalire la corrente immantinente, perché ricordo essere a sinistra la cosa che mi interessa a me, però il giro giuro non me lo ricordo. Mappa, scelgo te. Allora, la 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 la. Da che cacchio di parte si saliva? Oh mio Dio, dovevo andare. Dovevo andare di lì e poi di là. Giusto? Posso passarci anche da qui? Non ricordo. Boh, veramente. Sono riuscito a smarrire la retta via in 4 secondi e mezzo. Sì, perfetto. Grazie. Posso andare. L'ho sbloccata. Cincia allegre, cincilla. Ricontrollino. Puccio di secchia. No, devo solo salire. Quindi per salire la cosa più conveniente. Davvero ci arrivavo da qui? Tac e destra. Boh, sì, in teoria sì, ma io sono mica convinto. No, di là c'era la cosa che scendeva. No, 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 sto sbagliando completamente tutto. Io devo andare in centro. Che tedio il cursore che non si può muovere sulla mappa per evidenziare le cose, per fare mente locale in maniera più rapida, precisa e concisa. No, 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 devo andare completamente di là. Scendi. Baldo giovine. Allora, facciamo così che facciamo. No! Che palle. Arriverete alla mia età e sarete completamente rimbambiti come me. Adesso devo aspettare che torni indietro. Grazie. Se si muove un attimino, che ci avrei gente a ce. Ti odio veramente con tutto me stesso. Vediamo se possiamo accorciare il tedio facendo il ripristinino. Scusi, ma sa com'è. Ok, non è rimasto lì. E già questo mi rincuorano un poco. Allora, però. Ok, grazie. Cerchi di assecondarmi almeno lei, signora o signorina, perché sennò da qui non ne usciamo. Allora, potevo andare di qua. No, qua vado a prendere lo scrigno, quindi devo fare il giro. Meno male che a una certa le cose me le ricordo, che non vado proprio a chiappa ignorante. Ok, quindi devo saltare di sotto e andare di qui. Ricordati che c'è il maghetto che ti compare in faccia. Perfetto. Ma non c'è davvero modo di scassarli sti cosi? Qua oltretutto mi manca un bastoncino che non so dove ho lasciato. Allora, mantello dell'invisibilitudine potrebbe essere una cosa per passarci oltre. Ghiaccio mi sembra che li fermi. Perché possiamo scassare praticamente di tutto, ma quello no. Riuscire a incrociare il tiro con. Vai a pucciartela. Niente, questo assolutamente niente. Quindi il fuoco presumo che faccio uguale, il boomerang li ferma. Ma assolutamente no.
L'arpioncino. No! Ma porche, porchi schifo. Vabbè. Niente. Ciao, è stato bello. E ho consumato tutto il mana. Come i cretini. Vabbè, le prove vanno fatte. Certo, farle prima non sarebbe una cattiva idea. Oh no, davvero, devo sbloccarla di nuovo questo. Che odio. Che odio sicumerico e companatico. Ecco, mi ricordavo che c'era il Quirisin. Certo, ma se io per dire avessi finito il mana, questo come lo recupero? Salvo che il cane di Somaria... No, un pochino di magilla la consuma anche il cane. Sommariamente. Grazie, salve. L'ho tratta in inganno, l'ho turlupinato! Ciao. Ah! Mi sono impigliato nel gomito del quantupolo del... Vabbè, non diciamo cose di cui poi ci possiamo pentire, perché gomitolo è una parola che alle volte viene usata con l'ingiusto disprezzo. Ho visto dei sorcini. Cosa sono? Perché? Why? Beagles. Ah, scaturiscono dal buco. Urca, vuoi vedere che c'è mezzo di rimpinguare cose stando qui un attimino? No, non elargiscono una nespola. Proprio le cose più ingenerose del pianeta. Niente, proprio, vabbè. Altra prova che andava fatta. Allora, questo lo ciucciamo così, questo lo ciucciamo di qui. Mi sembrava più impervio und tortuoso, eh. Ok. Oddio. Ah, qua c'erano giustamente i patatoni che a me non servivano a una mazza. Però scusatene, perché io non posso stare in questa stanza e non provarle tutte. Con le frecce non ci provo nemmeno. La magia trasformava cose, magari me lo trasforma in uno fiuco e almeno poi lo posso damenà. Ma ce l'hai con me? Statevi fermi un secondo! Cribbio! No! 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 Coto! Coto! Adesso vorrei avere una stanza piena di quei cosi. Quindi io, senza star lì a proferir bestemmie a tutto andare, ho buttato via un'intera partita senza realizzare la cosa più savia del mondo. Ma va fansecchio. E quindi le patatine mi si trasformano in qualcosa, perché tanto la polverina magica non costa niente. Niente, no, loro no, sono immuni. Ecco, scusate, ma se riesco a rimpinguare un pochino di mana... Schifello non fa, perché obiettivamente vorrei provare i medaglioni tipo terremoto, putiferio, anguria e i vari gusti dell'estate, anche se siamo a dicembre, ma chi se ne frega, cioè, ci sarà qualcuno che si guarderà questo video d'estate, ecco, apprezzerà i gusti estivi. La pimpinella, pensate un po', alle volte è la vita. Grazie. No, mancato. Ah, giusto, mi rimpingo anche le bombe, che schifo non fanno. Il blobocchio era passibile anche alle bombe, quindi. Dico bene, dico cose, vado in posti, vedo genti. Dai, vieni qua. Ho fatto di tutto per evitarlo e adesso lo inseguo. Come cazzo l'ho fatto a beccarlo prima? Grazie, Fatina! Ecco, io sono stato qua per rimpinguare il mana, fai fuori 10 patatine, ma... Per fortuna che la polverina magica non consuma... Non consuma né quantuma, fra l'altro, Ancora un attimino di pazienza, perché vorrei giusto... avere almeno un tentativo. Sono stato pollo piscuano io, ma tant'è.
No, cuoricino. Non mi ricordo se qua dovevo fare questa cosa o... Boh. Dai. Vabbè. Andiamo su e vediamo. Tanto al massimo un attimo torna giù. No. No, vaffanculizzati! Ah no, la polvere magica consuma e come? Oh merdacchio. Perché ero convinto non consumasse? Giuro che se avessi realizzato che consumava probabilmente non ci avrei nemmeno provato. Silver. Porca di quella trotta salmonata. Quindi. Da che mondo è mondo? Non mi aspettavo di essere conigliato da Tergo. Sì, dato che ho buscato le musse, chiaramente adesso due cuoricini in più, dato che l'occhio blobboso ci viene ingondro e noi non abbiamo lo champagne per brindarvici, sinceramente se riesco a pupparmi due cuoricini, schifo schifo, non mi... ecco. Ah, vi tengo qui incollati per giorni. Vabbè, siamo andati spediti nello scorso video, non potrete certo pretendere che io adesso lo faccia per sempre, no? Ecco, porca miseria, sto facendo più danno che bene. Piovono asini. Dai, patatini everywhere. I want some patatini. Io so che poi non sono veramente patatini, ma sono gelatine al gusto patata, eh. Proprio uno di quei orribili gusti alla Harry Potter. Ok, siamo ritornati alla situazione iniziale, abbiamo solo un filino di mana in più. Che bello, che bei momenti. Guardate, si avvicinano le feste e questo porta molto giubilo e gaudio. Fra l'altro io ora sono in una fase pseudo confusina perché in realtà... non ho ancora del tutto deciso cosa portare dopo Zelda e sento la pressione del finale che si avvicina, come quando, esatto, proprio in quel momento lì. È un po' come quando sopraggiunge improvviso e non atteso il finale della storia del pastore, no? Che ti coglie impreparato, perché ricordate chiaramente anche voi che appunto quando si giunge al finale di quella storia tremebonda ci si trova un attimino spaesati perché dici, ah... non ti sei neanche accorto che era cominciata e tutto un tratto, eccola lì, finita, fra le pagine chiare e le pagine scure. Allora, sto ridendo dentro di me per le stupidate che dico, però alle volte. Là. Bello che io potrei aver seminato indizi per farvela capire tutta la storia del pastore, voi non avete colto. Dovete riguardarvi tutti i video del canale Silver, che vi ricordo essere più di 2000. Quindi avete anche questo passatempo per le prossime 3 settimane, perché credo che alcuni impazziranno prima, però sapete cosa fare, no? In queste vacanze natalifere che incombono orsù, che vi costa? No, dai, sto scherzando, non vi voglio così male da costringervi a guardare tutti i miei video, ma una buona metà potreste permettervelo, dai. Pensate a quel povero pirla che li ha fatti, ecco, pensate intensamente a quello che sta qui a ciondolarsi l'asino in attesa di beccare l'ultimo cuoricino e poi, come beccherà il cuoricino, si farà sifonare da Tergo da qualcuno che glielo ciuccerà quel cuoricino. Lo sappiamo come andrà a finire. Quindi, Silver, perché? Perché continuare così? Guarda, guarda come si fa, zitti che ce l'abbiamo fatta. In realtà mi serve più per rimpinguare la magia che il cuoricino, il cuoricino è già andato a farci fischiare canzoni d'amore ad un concerto di Gigi D'Alessio, quindi salutiamo Gigi. Alessio no, perché Alessio mi sta in culo, quindi ma non tutti gli Alessio, è proprio nello specifico. Allora, vabbè, l'abbiamo fatta. Cerchiamo di fare meno casino possibile. Non so cosa provare. È gelatinoso, quindi fulminazzi a pupazzi. Ah, cioè mi stai dicendo che è così imbarazzante? No, fulminazzi non è l'idea giusta. Anche perché se mi fa poco danno così, io vado abbastanza sereno. Abbastanza, non troppo. Ma davvero? Cioè io sono stato lì
a preoccuparmi perché mi aveva inscatolato come la sabbietta del gatto lì. Bava, fa secchio. Pensavo che fosse tutto lui. Ma veramente vi ho tenuto 10 minuti in una stanza per niente. Ma porca miseria. Se, a pane e acqua per 10 minuti vi ho tenuto. Scusatemi, veramente, non ricordavo. Mi ero fatto proprio traviare dalla visione precedente di esso. E del suo essere così bulboso che mi aveva praticamente scombinato proprio anche il mio di bulbo pilifero, e ho fatto la figura del pifferaio. Vabbè, yuhu Silver, grazie a te, possiamo scappare dalle grinfie dei mostri cattivi, grazie veramente. Ganon ha catturato noi perché non poteva rompere il sigillo dei saggi solamente con i suoi poteri. C'era bisogno di dircelo? Se siamo arrivati fin qui, secondo te non l'avevamo capito? Piccola impertinente. Allora, usando il mago al suo fianco, praticamente ha ciucciato noi verso il mondo oscuro. Dopo aver rotto il sigillo con i suoi poteri, ha chiuso noi dentro questi cristalli. Messaggio per preservare. Ok, ci ha affidato ai suoi brutti mostri. Ma Ganon non aveva osato immaginare appunto che tu arrivassi così in là. Così la principessa Zelda sta aspettando te. Dentro la Turtle Rock, please hurry. Ok, mi urro. Do you understand? Not at all. Ok, la cosa bella è che adesso sappiamo cosa fare e non abbiamo vergogna di farlo, perché bene o male ci basta tornare nel mondo di quelli felici, anche se in realtà qualcosina ci manca, però adesso non so quella bacchetta lì dove cazzarola andarla a prendere, però ci starebbe anche che sia l'item del castello che ci manca. Ci mancano due cuoricini, di cui uno penso che lo conquisteremo con questa battaglia, e poi dovremo andare alla cosa finale. Non penso che sia già Gano, non ricordo adesso come... vabbè, andiamo. Facciamoci scuotere il piffero dalla papera, che è sempre bello farci scuotere il piffero dalla papera, anche se detto così è imbarazzante. Fattine, siamo a posto. Pensavo peggio, pensavo che saremmo stati messi molto molto male, in realtà ce la siamo cavati molto molto bene. Oh, guarda, siamo già lì, guarda lì, ciapa lì e ciuccia, soprattutto ciuccia, eh. Vabbè, qua non preoccupiamoci del male che ci facciamo, perché tanto sappiamo esserci le fatine su che ci attendono con fare ciuccelloso. Non si saliva da qua, vero? No, Silver, che cacchio stai facendo? Mi faccio prendere dalla gioia, dall'enfasi. C'è un po' di... un po' come quando ti scaraventi sul bancone degli aperitivi e c'è il buffet a gratis. Cioè, penso che voi possiate capire i miei facili entusiasmi. Allora. Tac. 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 Tic. Là. Guarda lì che bello, sempre bello prendere delle rupie che non servono un secchio. Mi conviene trasformarmi direttamente qui in papavero satanico. Va bene, pronti, senza macchia, senza paura. Anzi, l'unica macchia è quella del... No, ma in realtà non c'è la caverna qua, sono un cretino. Dove cavolo voglio... Dove vuoi andare? Sì, guardami me. Dove vuoi... No, in realtà c'è... Sì, non si saliva da qua. Voi vedete come io riesco a dimenticare cose in due giorni e ribadisco me le ricordo dopo anni. Quindi, allora, mi ricordo che da lì si poteva salire, si poteva, perché poi non si scaturiva nel mondo dei più, con il più o meno, anche se all'incirca c'era un per la quale che a una certa... Ti viene in mente che possa essere, ma anche se comunque... E quindi, vabbè, così, posto. Bella gente, bei posti. Peccato per l'arredamento un po' spoglio, ma non è che si possa pretendere. Io ho una voglia estrema comunque di giocare di ruolo, proprio di ruolo, nel senso di creare un personaggio, di modellarlo a mia immagine e somiglianza, fargli fare cose brutte e stupide. Come, non, e quindi... vabbè, ok, poco male. Ci abbiamo rimesso un cuoricino, mi sa. Però forse no.
Forse no. Vabbè, sì. Vabbè, fa niente, tanto ci dovrebbero essere le fate incazzate da quelle parti lì. Mi conviene. No, eh. No, 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 no. Oh sì. Faccio prima far così, cioè alla fine della fiera poco sbatti, cioè poco sbatti, corri e sbatti, prendi la fata, tac, non è che ci voleva poi tanto, no? Ogni tanto, tac. Vabbè, e dicevamo, c'ho proprio voglia di giocare di ruolo, di creare personaggi, di fare cose, di vedere posti, frequentare gente. E ci avrei voglia di dedicarmici anima e corpore. Però, come vi stavo dicendo, il Silver fratello potrebbe essere riuscito nell'impresa di procurare la PS5, nel senso, lui l'ha procurata, l'abbiamo acquistata, però acquistata all'estero, bisogna vedere se riesce a riportarmela qui. E nella confezione c'è una cosa che io avevo promesso, ma che cacchio sto facendo? Vabbè, mi sono distratto un attimo, volevo parlarvi bene del Silver Fratello. Vabbè, nella confezione è riuscito a farsi infilare, pagando anche quello, logicamente, Demon Soul, lo so, avevo promesso che non ci avrei mai più giocato, l'avevo promesso a me stesso. Non vi dico niente io. Non vi dico niente, magari faremo una piccola pausina dopo Zelda, vediamo un po', perché qualcosa di retro gaming, vediamo. Silver, tu possiedi la medicina della magia? Ok. Non ti consigliamo di andare avanti se non te la puoi permettere. Sbarbuncel, oddio. Aspetta, ho un brutto vago ricordo io di sto posto. Sì, è esattamente quel brutto posto che ricordavo. Porca galera. Bello, ne, però mi ricordo se le piattaforme le potevo fermare io a piacimento. Vabbè, cominciamo bene. Bene, grazie. Bello, molto bello, grazie. Non ricordo se le piattaformine le potevo fermare. No, cazzarò, fermare io a piacimento. Se le potevo guidare, poi giustamente ancora senza la mappa, ha voglia te a capire da che parte ti devi pucciare il secchio. Ah! Cazzo, e dai, oh, sono proprio scemo però, lì potevo tac. Allora, sì, qua ricordo che ne dovevo colpire due in fila e probabilmente sono questi due. Però. Allora, vediamo un pochino di andare con ordine. La stanza precedente ha 1, 2, 3, 4 accessi. Questa ne ha addirittura uno solo. Benissimo, quindi torniamo qua dopo. Ecco, adesso però non posso colpirli alla distanza. Mannaggia me, e a quando uso le scapole al posto dei gomiti. Sei antipatico, lo sai, vero? Tu, vieni qua, vieni qua. Fatti menare sul crapin. Vabbè. Ti odio. Come mai ti odiai prima? Oh merdacchio. Allora, io sono stato fermo sulla porta perché pensavo che piovesse un mini boss dal cielo. Mi sono fermato lì, ho visto il pavimento che veniva su, ho detto: scudo? Ok, per una volta non fare niente nella vita mi ha portato frutti. Di solito mi sbatto come un mulo e piglio veramente le. Bello, quindi aspettiamo che finiscano. Di solito devi aspettare che finiscano di mettere le piastrelle, no? Per entrare in un posto. Qua devi aspettare che finiscano di levarle le piastrelle. Ah, che bei momenti. Oh, salve. Salve, cazzarola. Vabbè, te ti prendo subito prima che mi scompari. Ok. Ok, e questi non ci faccio niente. Quindi questa stanza era qui solo per le fattezze della fatina. Ma la domanda è se torno? No, ciccia. Va bene, ok. Ben venga. Allora, teniamo presente che. Esatto, teniamo presente che. Non è che devo stare lì a snocciolarvi tutte le info ogni volta. Ma porca galera. Ma non mi ha tolto vita. Cioè, non è che me ne sto lamentando, però.
Allora, qui cosa ci chiappiamo? Un altro cuoricino che adesso non serve. Adesso come adesso non serve. No, ti giuro. Oh, fammi vedere se attraversando due strade. No, si ripristina. Però se si ripristinano le piastrelle, magari si ripristina anche la fatina. Non è indispensabile, ma utile da sapersi. Però non voglio tenervi qua ancora altri 10 minuti. No, merito la punizione. Merito la punizione perché mi sono stato per... Ah, quindi le intersezioni non le posso usare a piacimento. Oh, interessante. Interessante, quasi interessunto proprio. No. Ecco. Oh, Bucholot. Ciao bel Bucholot. Scappa fuori da qui perché sennò ti fa... Oddio. No, fan capì. E come cazzo non la faccio? Ma scusa, vabbè, grazie al ciccio, ma... Come faccio? Come si esce da qui? Con la retromarcia. Con la retromarcia! Ma porca galera! Guarda lì che delle piccole intuizioni geniali in quantità smodata, eh. Cioè non io, proprio il gioco di per sé. Poi uno dice, sì, vabbè, giochi vecchi, il piffero, ragazzi, che capolavoro ste cose. Altro che cose più moderne che hanno un casino di difetti a struffolo, e non voglio di nuovo far polemica, ma facciamola un po' di polemica ogni tanto. Crebbio, qua mi pento amaramente di tutte le scelte fatte nella mia vita, di perdizione e di smarrimento. Allora, io ispeziono un attimo la situazione. Allora, sto girello fa perdere tempo, quindi presumo che non avremo tanto tempo. Ok, logicamente si spegneranno adesso perché l'ho acceso troppo presto. No? Sì. Allora, ragioniamo. Facciamo un giro un attimino gratis. Qui posso sparare in giù, che forse è la cosa che mi conviene di più. Questo lo posso colpire sia da qui. Allora, qua posso sparare in giù. Qua posso sparare in su. E qua poi sparo a destra. O se no sparo... Ok, forse ci sono. La cosa più veloce è su, destra, destra. Allora, quindi stiamo già girati nella direzione perché non ho magia per ritentarci. Quindi dovrei ricaricare tutto il dungeon per far ripartire tutto il pitosforo. No, mannaggia di pesci. La paura di sbagliare, cazzarola. E vabbè, se ricarico il dungeon più o meno so da che parte andare. La bussola in caso già ce l'ho. No, niente, devo ricaricare per forza il dungeon. Facciamo così. Quindi esco e rientro. Così facendo possiamo anche riacchiappare la fatina. Silver, ti odiamo con tutto il nostro cuore. Lo so.
Me lo merito, me lo merito. Non posso darvi torto. Allora, beh, in realtà no, non c'è bisogno della fatina. Mi sa che c'erano cuoricini a sufficienza per recuperare un po' di vita, eh. Perché poi non so quanto cazzarola sia lungo questo dungeon, perché proprio non me lo ricordo. Ok, vabbè. Questo superfluo. Questo vabbè. E questo vabbè. Frecce ne stiamo trovando a bizzeffe. Allora, va su. Per vaso dallo schifo, mi raccomando. Allora, lì non mi conviene andare. Lì non è ancora il momento. Te, sta lì buono. Vabbè. Qua credo sia basilare ricordarsi dove sono gli item. Basilare ricordarsi dove siano gli item. È che adesso siamo messi abbastanza bene anche con la magilla e relativo gorilla, quindi là. Pardone moi, era qua? No, qua c'era la mensolina, siamo appena stati lì. Shiver, sei già riuscito a dimenticare? Sì, ha voglia. Quindi voi non abbiate troppa fiducia della mia memoria quando dico... insisto questa cosa. Non abbiate troppa fiducia della mia memoria quando dico alcunché di alcun cosa, nel senso che i ricordi sono confusi, quasi più di me, quindi... esatto, proprio... come se avessi ingoiato un'anatra e mi si è fermata qui nel gargarozzo. Allora... oltretutto il gioco di per sé è anche abbastanza permissivo, nel senso... non è così... no! Ma no! Ma mi sono solo girato! Porco schifo. E devi aspettare di far tutto il giro. Ti sto vedendo e ti sto sentendo, te che ti stai sganassando da ridere come veramente una petunia urticante. Sei una brutta persona che ridi di me, che oltretutto ho di nuovo ciucciato tutte le pozze magiche che c'erano in giro. Silver, te possino veramente... E la cosa bella è che conviene fare solo questo giro, perché sennò non hai tempo a sufficienza. È già bello che l'ho azzeccato il primo tiro, sennò avrei ragionato sbagliato. E dici, vabbè Silver, meno male che ragioni giusto, pensa te! Ok. Stai già girato, grazie. Vai, corri maiala, corri. Bravissimo. Oh Gesù, sì, ok, bellissimo, mi riempie di gioia, mi rincuorano un poco, quindi qua troveremo una chiavetta e la mappa, ok, perfetto, grazie. Meno male che c'è un filo di generosità a questo mondo. Allora, andiamo con ordine di nuovo, perché poi è un attimo farsi prendere dalla gioia, fare un passo in più e pagarla col sudore delle terga. Presente quando senti quel liquidino scivolizioso che veramente si impossessa di te da tergo? Ecco, proprio quello. Allora. Cosa volevi fare, Silver? Non fate domande che poi mi costringete anche a rispondere. Io sono in imbarazzo perché veramente dovrei vergognarmi di tutto ciò che faccio e dico in certe circostanze. Oh, basta, cos'è sta cosa? Cosa sono ste cose? Cioè, mi spari addosso parti del tuo corpo, scoreggione, e poi elargisci una chiave perché per forza è... Se vuoi mantenere un dungeon al sicuro, mi raccomando, catenaccio! Li posso menare sti cosi? Che cazzarola? Ma se li chiudo... Che senso ha? Anche perché non ho altre chiavi. Ciao, auguri. Madosca. Cioè, l'unica speranza è che compaia qualcosa di qui. Sì, ok, mi sono ritagliato degli angolini sicuri, ma...
non faccio niente con niente qui. Però ho raccattato bombe prima. Nada. Che porco schifo devo fare? Non ho altre stanze, devo ragionare su questa. Le posso prendere col retino, imbottigliarle. Cosa posso fare? Polverina magica. Pensaci tu. No. Spero solo di averla mancata. No. No. Oddio. Posso provare questo? Ok, vabbè, capirai. Però, aspetta. Vabbè. Non riesco a coordinare la stupidera con le ghiande. Proviamo a spostare l'interruttore di là sperando che serva qualcosa. Niente. Ok. Che meraviglia. Grazie, vi ho voluto bene. Siete veramente odiosi perché io ho un cuore e poi muoio. E qui sarà su. Una sola possibilità. Una sola possibilità. Ah! Madonna, se non avessi scoperto sta cosa! Il devasto! Il disastro! No! Culissimo! 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 No, aspetta, con cautela. Prima fai fuori mazza picchio qui. Aia. Però, no, lì. Buono lì. Buono lì. Che te stracciucciassero l'asino. Puccia secchio! Mi dimentico sempre che una volta che hai scatenato l'attacco non puoi più girarti, ma mai più per sempre. Allora. Perfetto. Quindi se io me la gioco bene, mi state dicendo che potrei... Sì, benissimo. Dimmi che potrei veramente. Dimmelo che potrei veramente. In sta stanza devo entrare nei tubi praticamente, mi stai dicendo questo? Vabbè, abbastanza basilare perché non mi sembra che ci siano dei grandi bivi. Però se io torno su e faccio le solite cose che faccio sempre, no? Il coreano. Salve signora e o signorina, quale piacere. Sì! Coto. Il prosciutto coto, quanto mi piace il prosciutto coto. Ecco. Ho cottuto un po' troppo per il prosciutto. Ok, una la prendiamo ancora, vabbè, anche se non siamo proprio pingui e pinguosi. No, non mi aspettavo questa cosa. Mannaggia, alli pesci. Io ho bisogno di rimpinguare vite. Grazie ai Krapfen. No, perché mi sono infilato in questo imbelinamento? No, non ho selezionato la polverina. Silver, coccia. Yahoo, Silver. Bravissimo. Bravo, perfetto. E abbiamo ripristinato le... ho già le bottiglie piene. Quindi avevo ancora una fata. Ah, beh, allora... Quindi qua non penso che ci siano rimpinguate le pozze, infatti non aveva il minimo senso nemmeno sperarci. Però noto che il blobbino e il sicumero non ci sono più. Neanche il somaro sumero, praticamente, di Somaria. Somariamente. Sì. No, ma seri, l'utilità di questa cosa. Non era più bello un ponticello che un tubo? Vabbè, magari ti farà capire una meccanica di dopo. Tipo... Allora, io non posso fare una panoramica sulla stanza, però sceglierei a norma questa. Che casino.
Oh, anche loro reagiscono fatine. Gaurro. Ah, io sto qua, eh. Non mi faccio prendere dalla troppa gioia, che non vorrei mai ritrovarmi nelle braghe un cormorano poi, senza sapere da dove giunge. Eh no, te ti devo prendere assolutamente, grazie, grazie. Vabbè. Aspetta un attimo, non prendere niente. Non accettare schifi dagli sconosciuti. Allora, qua per ora è assolutamente inutile. Non abbiamo la massa che magari è sotto uno di questi cosi qua e non la troverai mai perché hai voluto fare il risparmioso. Che labirinto. Benissimo, quindi bisogna uscire e rientrare. C'era un altro ingresso? E se fosse tutta fuffa? Perché in realtà c'è un altro bugigattolo del cunicolo. Ma come ci si arrivava, dato che di lì la cosa era chiusa? Esatto, io non ho mezzo di sapere cosa... Aspetta, andiamo con estremo ordine. Niente. Quindi questa è solo una via di ritorno. Benissimo, bisogna uscire. No, sta molto buono. Molto schiscio. Diamine. Sospettavo che c'era l'inchiavardata nel polipo. No, un cuoricino, che culo. Ok, si esce e si rientra. Grazie, salve. Che sudata. Sembra... lo so, sono cose mie nella testa, che, ma sembrano quei Luna Park con la casa fantasma o la casa degli specchi, in cui uscivi e c'era un corridoio esterno, no? Che ti prendevi la boccata d'aria un attimo. Figo fame della ghisolfella. E non ho di nuovo la chiave, quindi non me ne faccio niente di questo passaggio. Porca miseria. Però piuttosto che fa il giro, spreco magia. Quindi... nel momento di scegliere il tubo ho scelto il tubo sbagliato. Vabbè, 50-50 come sempre, Silver, bravo, bravo. Applausi. No. Cioè in realtà sì, potevo andare a prendermi un'altra fatina giusto per... C'è uno scrigno lì, non l'avevo notato prima. Oh yeah. Oh yeah. Non ho potuto usare la magia, la polvere magica, ragazzi, perché stando dove stavo non me l'ha lasciata usare. Grazie mille. Ok. Sta lì boom, bada boom, bada boom, bada boom. Ciao. Ah, ok, perfetto. Non avevo colto questo. Opla, scusate, ma avevo tirato un calcion al cavo, mi ero impigliato praticamente col cavo delle cuffie del microfono. Io spero che non sia successo nessun guazzabuglio di schifo ai cavi video, perché mi sono impigliato senza accorgermi e ho fatto il danno. Sarebbe bellissimo che riuscissimo a portarla a casa senza troppe penurie, perché stiamo già dando, ok, benissimo. Quindi in questo caso mi porti di qua. E di qua mi tocca rifare tutto il giro perché sono trapulà. Sono trapulà come il figlio della ghisolfa. Va bene, ma mi può star bene perché la cosa ha sempre una sua peculiarità positiva, ossia questa. Il brucomela lì lo lascio ai posteri come le ardue sentenze. Poi no, fanculizzati, petunia del cavolo. E boh, questo mi ha seguito, vedi? Segui anche tu il Silver sul suo canale, però fallo in modo meno rimbalzoso.
salvo che tu sia un bruco di palle pelose, che detto così non è bello, però è sempre meglio che esce il bruco del... vabbè. Ma scusate, perché si è ripristinato il... Sono uscito! Certo, sono uscito! No, dall'altra. Molto molto bene, quindi adesso ho le idee molto più chiare. Qua sappiamo già che questa cosa si può fare della cosa più vantaggiosa del mondo. Quando è che li avrei persi i cuoricini, scusa? Ecco, adesso lo so benissimo quando li ho persi. Quanto sono odiose ste cose che sputano veramente. Ah, puoi cambiare anche direzione, non sei un pulzello rimbalzello a cacchio buffo e basta. Se non fosse perché so che poi c'è speranza nell'umanità. Guarda, cortesemente. Ecco, vabbè. Fione, un coniglietto puccioso e giro come un idiota. Oh, e ci voleva tanto. No. Oddio, no, ni, nel senso che vabbè, devo solo fare il giro, ma poi dovrò comunque andare di lì. Di là non posso concludere niente. Qua abbiamo già sbloccato la porta, quindi ecco. Il rischio tante volte che ti ritrovi col teschietto in mano e non passi dalla porta, ti prendi una sifonata nel tedrio, che mamma mia! In realtà adesso questa cosa ha un senso meraviglioso. Ha un senso veramente meraviglioso. What? Quindi lo scettro che ci manca io l'ho lasciato da qualche parte. Non ho la più pallida idea proprio. No. No. Salve. Ok. Arrivederci. Bellissimo che abbiamo la mappa e in questo casino non l'abbiamo nemmeno usata. Ci ho dato solo una veloce scorza. Scusi, eh. Ah, che bello. La direzione era giusta, ma il tirello un po' corto. Vabbè, capita anche nelle migliori famiglie di avere il tirello un po' corto. Poi io ricordavo anche i mega bombo. Ah, ok, serviva solo per... Vabbè, ok, fa niente. Io mi ricordo anche i mega bomboni. Nella piramide c'era qualcosa che non saresti riuscito a aprire senza... Usiamo la mappa. Su, perché è quella a fondo chiuso. Di là invece due stanze collegate. Che meraviglia. Che posto stupendo. Però io potrei anche cavarmela così, no? Ok. No, ho fatto una gran cacata invece. E mo? No! Pirlun! E mo? Le frecce ci arrivano, no? Sì, ok. Ok. C'è un blocco che si può spostare in qualche modo. Che ci possa tornare utile. Anche perché tanto la chiave sarà lì, sicuro. Quindi, se io faccio una roba del tipo... No, pessima idea. Due cuoricini al colpo. Bene. Madonna che odio! Sciù! Oh, bravo figliuolo. Ecco. E adesso devo usare di nuovo la freccella perché il boomerang invece è polemico e a sgapufolo. Ma scusa, eh. Oh, quindi ho sbagliato tutto della vita. Sì, decisamente, sì, avrei sbagliato proprio tutto della vita. Oltretutto ho già visto cosa mi aspetta poi. Che gioia, quasi quasi vado a buttare la pasta, proprio cuocio della pasta e la butto dalla finestra. Di nuovo i sorcini. Magnifico. Vabbè, questo è un po' telefonatino. No, non è per niente telefonatino.
Urca. Urca. Interessante. Di giuro. E questo? Così è per... Wow! Quando si dice la mattina ti sei pettinato con le bombe a mano. Sì. Allora, non ci sono muri. Quindi questa roba qui non mi è servita praticamente una benemerita ciuspa. Perché di tutte quelle rupie mi fa tanto piacere, tanta stima, ma in realtà non me ne può fregare di meno, quindi... Così, per curiosità, intanto già abbiamo perso le ore e i giorni che passano pigri e lasciano in bocca quel sapore di male. Niente, vabbè, volevo solo essere sicuro di questa cosa. Anche tirare facciate ai muri non conclude lì. Che fai? Anche tirare facciate... Mi ricordo quella scala nel palazzetto del ghiaccio dove dovevi stare lì a giocare a curling con la scopa per beccare il millimetro preciso, se no non scendevi. Qua passi davanti alla porta e la porta ti ciuccia con sé. Ma che siamo scemi? Allora, va bene. Bastone del comando. Scelgo te. Allora, se tanto mi dà tanto. Benissimo. Ora, un po'... un normalissimo Power Christ. Cioè? Franca più un momento. Ah, ma allora la puoi cambiare la direzione. Buona, allora va tutto bene. Va tutto bene che sei dritto un fischio. Io però non so dove devo andare qua. In basso destra. Bene. In basso destra, quindi... In realtà il direzionare la cosa dovrebbe permetterti di arginare i danni in caso di... Ok, va bene. Va benissimo. Allora, là. Vediamo se c'è qualcosa anche qui. Un pulsante. Benissimo. Pensa se non ci avessi provato, Silver. Con quanta mestizia avresti condito il tuo futuro. Vabbè. Qui ce ne faremo una ragione. Qui... Dobbiamo andare di qui, di qua, no. Cazzarola, giù. Di qui, di qua, di qua. Di... No, merda. Ah sì, no, giusto. Pensa te. C'ho talmente tanto orientamento mentale che... Che figli di... Gesù di tutti i santissimi pony. Una volta, va bene, due volte. Ah, però con questo ora posso riflettere i beam. Sì, i beam, i boom e anche i bam. E girato di spalle non mi spari, giusto? No, no, mi spara lo stesso. Perfetto. E se tengo la spadina non concludo un marcaspio. Ah, che bello sapere già dov'è. Che bello sapere già dov'è ciò che ti interessa avere, Che poi in realtà non so neanche cosa mi interessa avere di preciso, però tant'è. Comincio a averne un vago sospetto, Mamma mia, il tedio pestifero di sta cosa. E magari tutto per delle rupie e basta, no, anche la chiavina, per cui... C'era qualcosa che... Vabbè, adesso, ascolta... Sei così, deceduto sull'uscio di casa, come un comodo peluche. Io non voglio rifarmi tutto il dungeon, però, Porta il culetto a casa, perché ci servi vivo prima di morire. E si esce di nuovo, fantastico. Fantastico. Questo lo ricordo.
Questa era la via del ritorno, la ricordavo. Cosa che non faremo adesso. Però in realtà io potevo. Ah, Silver, cretidiota. Quando sono uscito sul terrazzino lì sopra, potevo tornare nella dimensione oscura. Nel mondo della luce, scusate, dalla dimensione oscura. E avrebbe avuto un gran senso. Ah, pupazzoide. Alle volte sono proprio un salamello, eh. Vabbè. Oddio, aspetta. In realtà la cosa ha di nuovo un senso. Io una volta che avrò sbloccato sta cosa qui posso uscire di lì, tornare giù e ricominciare il dungeon da capo? Ciao! Che piacere rivederti! Mamma mia! Non l'avrei mai detto che sarei stato felice di rivederti. Ah, ossigeno! Io non so quanti ce ne siano, ma non mi basterete mai. Non mi basterete mai, solo che se io comincio a... Oddio, aspetta. Andiamo con ordine. Se io rientro si ripristina? Sì. Allora faccio la solita scorpacciata. Perfetto, ok. Va benissimo. Va benissimo. Un attimino solo. Mamma mia, cosa avrei risolto nella vita se avessi capito prima sta cosa? Ma porco Giuda. Mi raccomando, voi non scrivetelo mai nei commenti. Capisco che io registro i video in anticipo, ma magari se me lo scrivevate. Silver, ma tu stai facendo retro gaming per farci vedere i giochi a noi o siamo noi che te li dobbiamo spiegare a te? Una mano lava l'altra, se volete, ci possiamo anche lavare la macchina a giorni. Non sempre, perché sennò poi mi prendete il vizio. Già, non lavo la mia. Vabbè. Allora, tac. Per un'ultima volta scelgo te, mio piccolo Pokémon. Che giramento di palle. Oh, adesso perché ho fretta? Perché mi faccio prendere dallo scialo puro. Ah, ok, benissimo. Allora, dicevamo, Monami. A livello di mappa siamo ad aver completato questo piano. Completati tutti. Siamo messi gran bene. Siamo a ridosso del boss. Oh yeah. Ok, se non faccio troppe stupidate. Ok, fantastic. Fantastic. Ok. Ma in realtà non dovrei neanche star qui a ciurlar troppo nel manico, perché tanto. Ok, si va di lì. Ok, benissimo. Non credo che ci servano chiavine, chiavette e roba dell'ostrega, quindi... Boh, vediamo un attimo. Tanto ce lo dovremmo cavare comunque. Ok, niente, niente di che. Praticamente questi teschietti ti servono solo a rimpinguarti le cose qualora, siccome... Benissimo. Magari magia, no, bombetta. Va bene, non lamentiamoci. Puta caso, se io metto la bomba per sicurezza o metto... Sì, dai, metto la bomba per sicurezza. Anche se in realtà le frecce si sono rivelate alleati ben più fedeli, eh. Ecco, vero. Abbiamo già capito che non serve una mazza. Anche qui, piccolo errore. Un vero giocatore di ruolo prima fa comparire il cubo, poi si prende il resto. Ah, ok, solo un'entrata trionfante. Trionfante e anche tronchant. Quindi, se prendiamo in considerazione Jean Valjean. Allora, no. Allora. Questa la so, questa la so, questa la so. No.
Questo avrei preferito non saperla così. Perfetto. Adesso devo fare la cosa al rovescio. Grazie. Dai. La magia del ghiaccio è più odiosa. L'originalità di sta cosa è veramente geniale. E mo? E mo? E mo il discorso è semplice, senza la pozza della magia puoi serenamente andare a darla via. Non devi sprecare assolutamente niente qui, ho capito, ho capito. Ho capito. Questo è fantastico. Il fatto di ripartire da qui è dannatamente fantastico. No! Oh! Ma vaffan. Veramente, i comandi alle volte sanno essere molto molto legnosi, e per noi che siamo abituati alle new gen, per passatemi il termine, alle volte veramente ostica, eh. Veramente veramente ostica. Allora, rifacciamo la stessa cosa di poc'anzi. Però, avendo visto che il mostro è quella cosa... Oh, cazzarola. Mi sono fatto prendere da entusiasmi un po' troppo facili. Merdacchio. End pupazzeggio. Allora. Aspetta. Aspetta, che qualcosa qua c'era. No. E mo' come faccio ad andarmene? Di nuovo facendo... facendo leva sui gomitoli. Che casino. Come complicarsi la vita in quattro semplici mosse. Puoi farlo anche tu da casa. Effettivamente la pozione della magia ci serve quasi più che la pozione della vita qua. E c'era stato detto: non presentarti da ste parti senza avere la pozza della magilla. Non presentarti da queste parti senza la pozza della magilla. Ti sei presentato da queste parti senza la pozza della magilla. Sei un cretidiota. Il problema è che da un lato non voglio nemmeno rifarmi tutto il dungeon, anche se dovrebbe essere abbastanza velocina arrivare qui dopo aver capito il da farsi, però la questione è che senza la pozza della magilla anche questo è un problema. Aspetta lì, eh. Ok, perfetto. Ok, nuovamente perfetto. Ok, ma che cazzo sto facendo? Sono impazzito. Fermatevi. Ok, sì, ok, ok, il cacchio, ok, però. Quante frecce mi costerà sta cosa, eh? Vabbè, finché è così, finché così se vi pare. Ok, anche questo. Ok, anche questo, fantastico, fantasticevole, fantasticente. Ah, ma li spara fluscia proprio. Che fantasticume, che gioia, che pervasione. Allora, e adesso dovremo fare l'esatto contrario di quanto fatto fino adesso. Io direi che, ragazzuoli, l'idea di base sarebbe questa. Andare di rimpinguo di fatine e di magille e cercare di sprecare il meno possibile. Ma per farlo mi devo riempire il saccoccino di roba. Allora, per una volta farò qualcosa di off screen, ossia, io vi saluto qui, vado a riempirmi il saccoccino di roba e ci rivediamo in questa fantasticissima stanza all'inizio del prossimissimo, vidissimo, del severissimo, così noi potissimo dire cose senza doverci scusare del fatto di dire cose, eccetera, eccetera, eccetera. Che ve ne pare come idea? Sì, vi perderete quattro, diciamo, improperi, ma vabbè.
alla prossima, che è meglio. Ciao ciao.